Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Benvenuti alla nostra quinta puntata di Arte Donna su Radio Femminile Plurale. Eravamo preoccupate all'inizio di questa nuova avventura e invece eccoci qua, già alla quinta puntata. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Ilaria Mariotti, una donna storica e curatrice d'arte del nostro territorio, in particolare del territorio di Mariangela, in provincia di Pisa. Ilaria Mariotti, come già detto, è una storica e curatrice d'arte, è docente di storia dell'arte contemporanea presso l'Accademia di Belle Arti di Brera, a Milano. Dal 2010 dirige il Centro di Attività Espressive di Villa Pacchiani a Santa Croce sull'Arno in provincia di Pisa, dove ha costruito un percorso che coltiva occasioni di incontro tra artisti e territorio, arte e impresa, artisti e la collezione di incisione grafica del comune di Santa Croce sull'Arno, invitando di volta in volta artisti italiani e internazionali per realizzare progetti pensati appositamente per gli spazi della villa. Sono molto curiosa di cominciare e di conoscerti, Ilaria, per questo non vi rubo ulteriore tempo e do subito la parola a Mariangela per cominciare l'intervista. Ciao Ilaria, eccoci qui. Io e Giulia siamo molto felici di averti con noi oggi. Abbiamo cercato proprio di organizzare un incontro con te perché in Arte Donna un incontro con Ilaria Mariotti pensiamo che non possa mancare. Ilaria, sei pronta per rispondere alle nostre domande? Sì, intanto vi ringrazio moltissimo per questo invito, è sempre un piacere parlare di cose che ci interessano da vicino, no? In questo caso il nostro essere donne, ma insomma anche il nostro interesse, il nostro lavoro all'interno del mondo dell'arte. Come sai, la nostra rubrica su Radio Femminile Plurale è Arte Donna. Tu sei sia docente che curatrice. Come ti sembra che il sistema dell'arte accolga l'arte al femminile? E ci sono differenze tra oggi e il passato? Allora, la questione del sistema dell'arte e del mondo delle donne, sia artiste, ma curatrici, direttrici, è sempre stato un tema piuttosto frequentato e di grande interesse, perché effettivamente c'è sempre bisogno di parlare di queste cose. Io pensavo di così portarvi due esempi. Il primo è quello di un manifesto che fu fatto da un gruppo di artiste femministe radicali, le Guerrilla Girls, ormai nel 1989, e furono questi manifesti che fecero un grandissimo clamore, manifesti giganti in cui il gruppo si interrogava sul perché, per esempio, in un museo come il Met, il circa 5% delle artiste presenti fossero donne, ma dove l'85% dei nudi rappresentati dalle opere che il museo conservava fossero maschili. E loro si chiedevano, ovviamente in modo assolutamente provocatorio, ma allora le donne devono essere nude per entrare in un museo? Questo nell'89. Un lavoro invece, un'opera assolutamente significativa di qualche anno prima, siamo nel 79, è quella di Judy Chicago. Judy Chicago è anch'essa un'artista femminista che realizza questa opera monumentale che si intitola The Dinner Party ed è un tavolo che oggi è ospitato dal 2007 tra l'altro presso l'Elizabeth Sackler Center for Feminist Art al Brooklyn Museum di New York ed è un tavolo triangolare apparecchiato con 39 posti tavola, ciascuno dedicato a una delle donne dimenticate dalla storia. E funzionava proprio per lei come una grande opera epica d'arte femminista in cui appunto vengono celebrati nomi di non soltanto artiste, ma proprio nomi di donne che la storia in qualche modo aveva dimenticato. Non vi risparmio i particolari, ma Judy Chicago racconta che
l'idea gli venne proprio durante una cena, una vera cena che lei ebbe nel 74. E lei racconta che gli uomini al tavolo erano tutti professori. Le donne avevano tutte un dottorato, ma non erano professori. Le donne avevano tutte quante un certo tipo di talento, ma durante la cena prevalentemente rimanevano in silenzio, mentre invece gli uomini, diciamo, performavano, ecco, anche le loro abilità, la loro professione, i loro mestieri, eccetera. Lei dice: ho iniziato a pensare che le donne non hanno mai avuto un'ultima cena, ma hanno fatto tante cene in realtà. Questa è così un'opera che ancora oggi celebra attraverso la ceramica, attraverso il ricamo, attraverso proprio l'installazione di un pensiero in uno spazio, quella che evidentemente era un problema all'epoca fortissimo, che esiste ancora oggi e che, tra l'altro, per esempio, io mi ricordo che durante un'intervista Tommaso Binga, che è un artista, tra l'altro lo pseudonimo è quello di Bianca Pucciarelli, moglie di un grande storico dell'arte, critico d'arte, Filiberto Menna, che appunto negli anni 70 volle assumere questo nome maschile in segno di protesta contro le disparità di genere tra uomo e donna. E lei in questa intervista raccontava che per le artiste donne effettivamente il rapporto anche con i galleristi era un rapporto assolutamente complesso, perché alle donne si dava poco credito, dato che presumibilmente sarebbero sposate, poi sarebbero diventate mamme e quindi avrebbero mollato a un certo punto la loro carriera e il loro mestiere, e che quindi i galleristi investivano poco, ecco, meno rispetto agli artisti uomini, investivano poco sulle donne proprio per la temporaneità, ecco, della loro permanenza nel mondo dell'arte. Ora, tutto questo sembra essere un pochino cambiato. Ci sono state donne, ovviamente, anche nel corso del Novecento, che hanno assunto delle posizioni di grande rilievo. Tra l'altro vi cito questo bel libro uscito da poco che si intitola La Lodola. Le due autrici donne sono Giovanna Ginex e Rosangela Percoco, e che è un libro tutto incentrato sulla figura di Fernanda Wittens, che è stata una grande storica dell'arte italiana, ma soprattutto in questo caso la cito perché è stata la prima donna direttrice della Pinacoteca di Brera, cioè la prima donna in Italia a ricoprire un ruolo dirigenziale, direttoriale, in un museo o in una galleria così importanti. Dalle pagine del libro delle due autrici, che si basano su tutta una serie di documenti, viene fuori quanto sia stato duro negli anni 40, lei viene nominata negli anni 40 direttrice, duro per una donna ancor prima, lei entra a Brera nel 28 come con la qualifica di operaia avventizia, di quanto sia stato duro fare carriera in un mondo assolutamente maschile. Dicevo, oggi la situazione è un pochino diversa, perché ho guardato per esempio le ultime nomine di Franceschini come nuovi direttori e direttrici di musei, biblioteche e parchi archeologici d'Italia, su 13 nuovi direttori e direttrici, 6 sono donne e 7 uomini. Forse anche per diciamo così, garantire una specie di quota rosa, però vuol dire anche che le donne sono assolutamente competitive, no? Rispetto agli uomini, e possono ambire e hanno tutte le possibilità di farlo per ambire a posti direttoriali. Nell'ambito della direzione dei musei italiani sono tante le donne a occupare oggi questi ruoli. Non so, per esempio, è donna la direttrice del Museo di Rivoli, è donna la direttrice dei Musei Vaticani, è donna la direttrice dell'Accademia di Firenze, è donna la direttrice del Centro Pecci di Prato, è donna la presidente della Fondazione Musei Civici di Venezia, è donna la direttrice della Galleria Borghese. Insomma, quindi piano piano le cose stanno cambiando. Interessante, Ilaria, il fatto che ci siano oggi tante donne che si stanno occupando di arte, e questo è bello, ma che allo stesso tempo sembra, da quello che hai detto, che le artiste trattino spesso la questione femminile,
almeno quelle che ci hai citato. Ma in realtà, ecco, non è così. Io, questa però è una mia posizione personale, per me non esiste un'arte al femminile, esiste eventualmente e una sensibilità che mette sotto osservazione degli aspetti della vita, della nostra vita, che riguardano per esempio atteggiamenti di cura, oppure mettono al centro le questioni importanti per le donne. Però si tratta sempre forse più di scelte culturali, no? Oppure di scelte in relazione a come gli artisti e le artiste guardano il nostro presente, a quelle che sono le urgenze, ecco, culturali piuttosto che non rispetto a tematiche che le artiste donne oggi toccano. Ecco, non esiste un'arte maschile o femminile, esiste l'arte in genere. Questo è bello, e questo è bello. Nel tuo curriculum abbiamo letto della tua attenzione alla giovane ricerca ed è evidente anche guardando l'elenco delle mostre che hai curato. Allo stesso tempo non mancano i grandi autori internazionali. Quali sono le differenze con cui ti confronti nell'affrontare percorsi artistici che evidenziano questa differenza? Più che differenza, è proprio una grande ricchezza, no? Questa è una grande possibilità. Per esempio, io lavoro con artisti internazionali, talvolta su progetti che vedono appunto gli artisti invitati a confrontarsi con il territorio. Ecco, e questo sguardo che è portatore proprio di culture diverse rispetto a quelle autoctone, a questo lessico familiare, no? Che un po' potrebbe caratterizzare il territorio, che è quello che ci dà delle sorprese nel momento in cui, appunto, alla fine di un percorso che può essere anche lungo, il territorio viene, letto, mostrato, considerato, rielaborato alla luce di un'esperienza che non è data per scontata e che spesso non gode proprio di questa familiarità del lessico, ecco, che magari ci porterebbe a pensare o a vedere le cose, in modo forse un po', come dire, un po' stereotipato, no? Se vuoi. C'è sempre qualcosa di misterioso e inaspettato che succede. Insomma, come dovrebbe sempre avvenire nei dialoghi, cioè il dialogo, quello a cui si arriva non dovrebbe essere scontato. No, questo è vero anche per gli artisti italiani, ovviamente, perché loro ciascuno è portatore di una sensibilità peculiare, specifica, e quindi l'incontro non avviene soltanto attraverso la presenza di persone che vivono lontane, ma può essere anche che appunto si manifesti questa non ovvietà e questa proprio meravigliosa, no? Novità nel senso di modo nuovo di percepirle, di far percepire le cose anche da chi le frequenta quotidianamente, ecco, anche attraverso lo sguardo di artisti che non necessariamente vengono da così lontano. Bene, ecco, cosa significa per te essere una curatrice e che percorso consiglieresti ad una giovane donna interessata a svolgere questa professione? Forse quello che direi a tutti i giovani, studiare tanto, non abbandonare mai la curiosità, approfittare in senso buono ovviamente di tutte le occasioni di incontro che la vita ti offre, ascoltare tanto, ascoltare vuol dire provocare l'incontro con i grandi artisti, con i grandi maestri, ma con le persone anche che ti possono raccontare o perlomeno far intravedere la loro esperienza. E poi appunto studiare tantissimo perché oggi come oggi in Italia, e non soltanto in Italia, ma diciamo in Italia come prima formazione, sono tantissimi percorsi che volti appunto alla formazione di figure curatoriali. Ecco, quindi questo mi sento di dire: curiosità, passione e andare sempre a
cercare possibilità di incontro e di ascolto. E ovviamente anche cercare il quanto più possibile di incontrare gli artisti, incontrarli nei loro studi, incontrarli durante le mostre, non aver paura mai di fare domande, e questo credo che faccia parte proprio della curiosità. Certo, con una grande dose di rispetto, no? Nel senso, appunto, quando si incontrano le persone per la prima volta, ecco, è giusto che nell'incontro non ci siano forme di così anche un po' di arroganza, no? Dovuta magari alla giovane età, ma insomma ci sia sempre questo senso di grande rispetto. Rispetto per chi fa arte, Ilaria? Per chi lavora duramente e per chi lavora in un mondo sicuramente non semplice. Bene, Ilaria, grazie per la ricchezza delle tue risposte. È stato veramente un piacere averti con noi e speriamo di poter ancora contare su di te anche per suggerimenti rispetto al lavoro che abbiamo intenzione di svolgere in questa rubrica. Grazie a voi per l'invito e buon lavoro. Grazie Ilaria, è stato bello sentirti raccontare una parte della tua esperienza. Prima di chiudere questa puntata, vi vogliamo dare una notizia, così come abbiamo detto nella nostra prima puntata del podcast, vi avremmo informato su eventi che accadono anche nella nostra zona. Questo riguarda il Museo Marino Marini, museo fiorentino presieduto da Patrizia Sproni. Il Marini diventa teatro. È un'idea del critico teatrale Roberto Incerti, che si sta sviluppando con 3 incontri che è possibile seguire sui canali social Facebook, Instagram e Twitter. Sandro Lombardi, Silvia Guidi e Sergio Bustrich raccontano il museo con 3 diverse messe in scena. Noi plaudiamo all'iniziativa, una delle tante forme per ricordarci che l'arte e la cultura sono vita e ci vitalizzano anche nei momenti di difficoltà come quello che stiamo vivendo ormai da più di un anno. Buon ascolto e grazie per essere stati con noi a Radio Femminile Plurale. Grazie Mariangela, grazie Ilaria, è stato un piacere condividere questo tempo con voi. Spero che sia stato lo stesso per le nostre ascoltatrici e ascoltatori, che invito a condividere la nostra puntata, a commentare e a continuare a seguirci. Per questo vi saluto tutti e ci vediamo il prossimo lunedì.